bello per noi attraversare il Po lungo questa bellissima corsa e giungere davanti a tanta meraviglia. Il castello è qualcosa di imponente, è molto grande, molto prezioso. Pensate che fu edificato nel 1385 come fortezza inespugnabile perché in quegli anni c'erano parecchi disordini in città e Niccolò II d'Este decise di fortificare questo nucleo storico rendendolo autorevole, rendendolo aggressivo quasi nei cospetti di chi si avvicinava a quel tempo nel tentativo di usurpare il potere della famiglia d'Este che ormai era radicata da tempo in questo luogo. E qui nasce lo splendore di quel successivo periodo che si incarna con l'umanesimo e quindi con la meraviglia rinascimentale. Ancora oggi, nel 2021, trionfa da questo punto di vista. 7 sono le mostre internazionali presenti in questo momento e quest'estate proprio qui a Ferrara. Mi piace ricordare la mostra antologica che ricostruisce il percorso esistenziale e artistico di Antonio Ligabue, detto Tony Almat, una vita difficile. È nato a Zurigo nel 1899, nella seconda metà degli anni 10 giunge a Ferrara spaesato, in totale depressione, sconfitto dalla vita, ma con dentro un virtuosismo artistico che lo rende uno dei pittori più importanti del Novecento, non solo italiano, ma mondiale.